cari telespettatori come sempre eh, ci riproponiamo e siamo presenti per questo che è la nostra trasmissione dell'altra voce. La trasmissione è fatta con grande semplicità da diversi anni e speriamo sempre in voi telespettatori che possiate ricavarne se non altro un beneficio. Il nostro scopo è strettamente spirituale per cui ancora l'altra voce torna a voi con questa nuova serie che abbiamo Intitolato È la fine del mondo, ci saranno i sottotitoli, di cui la prima, il primo sottotitolo è quello che adesso vi presentiamo in questa trasmissione e parleremo della guerra. Perché questa poi questa serie? Perché ormai è diciamo, diventato un argomento di carattere popolare, ma si dicono tante cose. Purtroppo si dicono troppe cose, ma tante e troppe cose non sono conforme a quello che realmente è quello che è la rivelazione biblica, quello che è l'insegnamento biblico, per cui abbiamo pensato di rendere una certa utilità potendo discutere di tutte queste cose alla luce esclusiva della parola di Dio. Per fare questo quindi continueremo e avremo queste sei trasmissioni che verteranno sui vari aspetti che appunto vi evidenzieremo volta per volta. Come sempre il nostro piccolo talk show è contenuto in circa 30 minuti. Per cui ancora crediamo che questo sia uno spazio abbastanza utile e ridotto per poterlo seguire. Come sempre, vi presento i servitori che fanno parte, i pastori che fanno parte di questa trasmissione: sulla mia sinistra il pastore Michele Romeo, il pastore Daniele Bachmann e il pastore Paolo Manerba. Probabilmente nelle prossime trasmissioni avremo delle modifiche, avremo, rinnoveremo un pochino anche questa nostra, questa nostra trasmissione, ma come sempre avviene anche in questa trasmissione, ci saranno una forma di domande proprio per racchiudere l'argomento in questo tempo così limitato. Inizialmente voglio dare sempre quella domanda, la prima domanda la rivolgo sulla mia sinistra, al pastore Michele Romeo, e la prima domanda parla proprio di questo. 50 conflitti armati nel mondo, possibile che l'uomo non riesca a liberarsi della guerra? E purtroppo dobbiamo rispondere... Negativamente a questa domanda. L'uomo, l'umanità, non riesce a liberarsi dalla guerra o dalle guerre, nonostante i tanti sforzi di pace, di trattati che eh, si susseguono ormai nel corso della storia. Basta pensare che già in questo, nel secolo scorso, che comunque è stato il secolo dei grandi cambiamenti che continua con il nostro secolo eh, ha avuto purtroppo eh, il primato di dover eh, annoverare due grandi guerre mondiali con milioni di morti, milioni di senza tetto feriti e nonostante le buone eh, attitudini, anche la buona volontà di capi di Stato, delle nazioni, la quale non possiamo dimenticare quello che poi è diventato l'Organizzazione delle Nazioni Unite che ha sul, eh, come simbolo un versetto biblico dal profeta Isaia che dice che gli uomini praticamente non fabbricheranno più armi ma fabbricheranno attrezzi per il lavoro e per la pace. Ma purtroppo, ancora un purtroppo, dobbiamo dire che anche questo è un'utopia più che una realtà. La realtà eh, purtroppo ancora una volta ci fa assistere a continui conflitti, quelli più eh, presenti nella televisione, nei mass media e quelli che sono meno conosciuti ma non per questo meno letali, per cui ogni giorno persone, famiglie, nazioni devono piangere morti frutto dell'odio che scaturisce appunto in quello che sono le guerre. E purtroppo l'uomo non riesce a far niente per arrestare questa calamità. Il cavaliere eh, mortale della guerra purtroppo trotta, galoppa e semina ogni giorno le sue vittime in tutto il mondo. Beh, abbiamo detto che a queste domande vogliamo soprattutto dare un risalto all'insegnamento della parola di Dio il pastore Daniele Bachmann diciamo cosa dice la Bibbia a proposito di queste guerre in questi tempi e noi possiamo rivolgerci alla Bibbia che è un libro anche profetico e questa parola della Bibbia è la verità anche la profezia è la verità non sempre è facile da interpretare l'Apocalisse ad esempio però voglio leggere proprio alcuni versi della parola di Dio per far comprendere che la parola di Dio ci prevedeva questa cattiveria tra le nazioni, questa cattiveria nel mondo e nell'uomo stesso, che purtroppo leggiamo così, quando dice in Apocalisse 6, allora uscì fuori un altro cavallo rosso a colui che lo cavalcava fu dato di togliere la pace della terra, affinché gli uomini si uccidessero gli uni agli altri e gli fu dato una grande spada. Poi ancora vide un altro cavallo, eh, a colui che lo cavalcava aveva il nome La Morte e dietro ad essa veniva l'Ades, che è il soggiorno dei morti e fu loro dato potestà sulla quarta parte della terra per uccidere con la spada, con la fame, con la morte mediante le fiere della terra. Ecco, la parola di Dio ci avvisa che negli ultimi tempi, ecco, in questo libro dell'Apocalisse che molti sanno conoscono solo di nome, ci sono tante belle cose scritte nell'Apocalisse ma purtroppo anche queste cose brutte che devono avvenire in questo mondo, in questa società, e non solo in Apocalisse, ma anche Gesù stesso ci avvertiva nel Vangelo di Marco, ad esempio, leggiamo, perché in quei giorni vi sarà una grande tribolazione, la più grande che sia mai venuto dall'inizio della creazione fatta da Dio fino ad oggi. E mai vi sarà più. Eh, se il Signore non avesse abbreviato quei giorni, nessuno si salverebbe a motivo degli eletti ed Egli ha scelto, il Signore ha abbreviato, che Egli ha scelto, il Signore ha abbreviato eh, quei giorni terribili che devono venire eh, in questo mondo. Il Signore ha avvisato. Non per impaurirci, ma dirci queste realtà. E noi sappiamo che sempre di più l'uomo si allontana da Dio. Eh, la guerra eh, viene fatta dal principe della guerra, che è il diavolo. Il diavolo, da Gesù stesso, viene chiamato un omicida, un, un menzioniere dal principio. E quindi è lui che ispira queste persone, a volte quando si vede queste guerre non si riesce a capire come gli uomini che hanno una coscienza, hanno tutti un cuore, come possono ammazzare, uccidere con queste anche questi kamikaze così, una cosa che possiamo descrivere solo che è un'opera del diavolo che delle persone forse proprio possedute dal diavolo riescono a fare tutto questo male. E la guerra quindi appunto viene da, da questa ispirazione e noi sappiamo che c'è un'altra persona che noi serviamo. E Gesù, il principe della pace. Purtroppo il mondo in genere, la maggioranza, non vuole seguire il principe della pace, non gli conviene. Per interessi, per vari motivi, l'uomo segue ancora questo male e questo padrone del male e perciò ci sarà sempre la guerra. Beh, Molti seguono in questi giorni, soprattutto hanno molta importanza, sta crescendo anzi l'importanza per quello che è conosciuto come un profeta, Nostradamus, ma vogliamo esortare i nostri telespettatori, l'unica verità la trovate nella parola di Dio anche perché il nostro Adamus è un pochettino come le previsioni meteorologiche di tanti anni fa. Oggi ci sono i satelliti, le previsioni sono abbastanza precise. Ma un tempo, certamente ricorderete, beh, sereno, leggermente nuvoloso, eh, come dicevamo, ci davamo, azzeccavano sempre. Beh, si fanno tante eh, supposizioni, si cerca di eh, giostrare su date, su avvenimenti già passati, su quelli futuri. Vogliamo dirvi questo per parola di Dio, vogliamo dirlo quale cristiani. Abbiate fiducia e ponete la vostra fede esclusivamente nella parola di Dio che è l'unica verità ed è Cristo Gesù il Signore. E allora Pastore Paolo vorrei chiedergli perché tanto coinvolgimento ideologico e religioso in una guerra fra cristiani e islamici? Diciamo io non parlerei proprio di una guerra fra cristiani e islamici, ma piuttosto un contrapporsi a livello proprio ideologico prima e appunto religioso che poi eh, riflette tutto diciamo, un, un retaggio che riguarda qualcosa che è a livello spirituale soprattutto. Certo che l'Islam guarda eh, il cristianesimo attraverso... La cultura dell'Occidente e quindi possiamo dire che quando noi diciamo di avere una cultura cristiana in Occidente non diciamo nulla, o meglio, portiamo diciamo, l'islam a guardare il cristianesimo in una maniera completamente sbagliata. Perché c'è un cristianesimo diciamo di, di forma, c'è un cristianesimo secolarizzato, ma grazie a Dio ancora oggi c'è un cristianesimo che fa emergere la figura di Cristo come unico mezzo di salvezza per l'umanità. Questo mezzo di salvezza che eh, guarda ad un sacrificio che Dio ha voluto. Dio ha sacrificato il suo figlio Gesù per la salvezza degli uomini ed è proprio questa parola sacrificio che se entriamo nel merito del, della spiritualità, diciamo l'Islam non accetta il sacrificio. Difatti la croce per l'Islam è diciamo, uno scandalo, lo dirà anche l'Apostolo Paolo, che sia per i giudei, vale a dire per il popolo ebreo che non ha, non ha compreso Cristo, non ha accettato il sacrificio della croce, e sia anche per l'Islam questo sacrificio è qualcosa di, diciamo, di assurdo, l'Islam non, non, non riesce ad accettare il fatto che un Dio che è amore, un Dio che è buono, possa sacrificare il suo figlio per la salvezza diciamo, degli uomini che sono peccatori. Quindi c'è un contrasto enorme, sia a livello ideologico e sia quindi a livello religioso. Potremmo anche, andando indietro, parlare anche delle origini, perché se parliamo di Islam, parliamo eh, di Israele, parliamo dell'ebraismo e parliamo anche del cristianesimo, vediamo queste tre diciamo, religioni, se così le possiamo definire monoteiste, quindi in effetti vengono dalla stessa radice, però ci sono dei contrasti, faccio un esempio eh, tutti vengono da Abramo no? il cristianesimo anche perché per mezzo del, degli ebrei viene Cristo a noi eh, Abramo ebbe due figli uno si chiamava Ismaele l'altro Isacco, vediamo già guardando nell'ambito della scrittura unica verità che è già all'epoca Ismaele, che pure era figlio di Sacco, ma non di, diciamo, della, della moglie legittima, perseguitava il figlio di, di Abramo, che era legittimo. E c'è stata sempre questa, questa differenza, c'è stata sempre questa guerra che, ripeto, non era una guerra a livello proprio diciamo, di, di, di religione, ma a livello spirituale, possiamo dire in effetti che tutto, tutte le religioni, anche l'Islam, e fino anche gli ebrei, hanno sempre avuto un, un distacco da tutto ciò che è stata l'opera che Dio ha voluto fare per salvare il mondo, cioè portare Cristo, Cristo che viene da Abramo e che viene mediante, diciamo così, il, il ceppo di, di Isacco e non di Ismaele. Si parla di guerre sante ogni tanto, no? E in diverse epoche si è parlato, anche soprattutto in quest'epoca, che molti appunto, eh, come l'Islam, parlano di guerra santa, ma non esistono guerre che possono interessare, secondo la parola di Dio, gli esseri umani. Noi abbiamo una sola guerra, il nostro combattimento non è contro né carne né sangue, dice la parola di Dio ma contro i dominatori delle tenebre, i principati, le potestà dell'aria. Il nostro Dio è amore, il vero Dio è amore. Chi non riconosce e non ha il Dio amore, a questo punto dobbiamo dire che divergono completamente da quella che è la realtà di questo Dio che noi ci onoriamo di servire nella completa umiltà. Detto questo, vorrei presentare ancora un'altra domanda al pastore Daniele Bacchava. E eh, cosa ci dice Daniele? La Bibbia ha riguardo proprio delle guerre, dei suoi rumori. Eh, questo è un passo che vorrei leggervi ancora, proprio in Matteo 24, leggiamo, allora sentirete parlare di guerre, di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi perché bisogna che tutte queste cose avvengano, ma non sarà ancora la fine. Infatti, si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno, vi saranno carestie, pestilenze, terremoti in vari luoghi. Ma tutte questo, queste cose saranno soltanto l'inizio delle doglie di parto. Allora vi sottoporranno al supplizio, vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti a causa del mio nome, dice Gesù. Allora molti. Si scandalizzeranno, si tradiranno e si odieranno l'un l'altro. Esorceranno anche molti falsi profeti e ne seduranno molti. E perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di più si raffredderà. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. E questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le genti e allora verrà la fine. Il Signore Gesù fa un discorso ai suoi discepoli che chiedono appunto per la fine dei tempi quali saranno i segni, come si potrà capire che sia la fine dei tempi. E Gesù dice che un segno di questa fine dei tempi saranno tante guerre, le guerre proprio moltiplicate. Ci saranno tante guerre di qua e di là, e questo è un segno, tra altro anche pestilenze, terremoti, tanti altri segni. Ma la guerra è proprio un, uno dei segni che questo amore si è raffreddato. e C'è tanta cattiveria, c'è tanto male, e questo male si, si fortificherà sempre di più mentre le persone seguono, diciamo, delle vie anche moralmente non più cristiane, ma seguono tante cose spagliate, allora questa forza della guerra continua in, dentro le persone stesse tira San Giacomo, ma da dove viene la guerra? Viene da dentro di noi, viene dal male che sta dentro di noi, che si sviluppa sempre di più e noi diciamo se noi non accettiamo il principe della pace che è Gesù Cristo, allora la guerra continuerà e si moltiplicherà sempre di più. Ma c'è una promessa interessante che abbiamo letto che questo Vangelo, anche nonostante le guerre, verrà predicato come testimonianza in tutto il mondo e grazie a Dio oggi anche tramite la televisione l'evangelo può raggiungere tanti paesi nella montagna che prima non era possibile. E glorifichiamo Dio che in mezzo anche delle guerre ci sta il messaggio della pace. Beh, vediamo, è eh, una domanda forse un pochettino anche ovvia, ma la voglio fare al pastore Paolo. Cioè fa bene la gente ad allarmarsi eh, per le guerre oppure semplicemente un fatto sempre esistito, quindi qualcosa a cui si è abituata? Ma diciamo che eh, l'abitudine alla guerra non, non, non credo che, possa diciamo subentrare nell'animo umano tutti sperano in una pace futura però la parola di Dio non, non ci parla di questa pace assolutamente anzi come abbiamo sentito poco fa dal pastore Bachmann la parola di Dio purtroppo ci dice che fino alla fine, finché Gesù non ritornerà finché questo stato di cose non finirà ci saranno sempre guerre anzi aumenteranno sempre di più e la proprio è la la testimonianza della stupidità dell'essere umano, che pur nei secoli ha potuto constatare che le guerre non hanno mai portato nulla di buono, non hanno mai portato la pace, continuano a fare la guerra, nonostante anche l'ultima guerra mondiale, per esempio, dove sono morti eh, 50 milioni di persone in Europa per, per la guerra che c'è stata, non, non ha insegnato nulla. Tutti dopo la guerra dicono che non se ne farà un'altra e invece subito abbiamo visto pure in, 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 in Bosnia e in altri luoghi ancora guerre, ci sono tuttora nel pianeta, nel pianeta tante guerre e come ha detto Gesù le guerre aumenteranno, popoli contro popoli, regni contro regni e insomma finché non viene Gesù le guerre ci saranno sempre, quindi non credo che si possa fare abitudine ma nemmeno c'è da sperare che un giorno ci sarà pace, la pace ci sarà solo quando ritornerà Gesù. Ma dobbiamo dire anche una qualcosa che riguarda proprio la nostra natura umana. Già abbiamo una guerra personale nelle nostre membra, eh, lo dice l'Apostolo Paolo, quante volte dentro di noi, che noi abbiamo una realtà trinitaria anche nel nostro corpo, molti magari ne vedono solo due, ma la parola di Dio ne parla di tre, corpo, anima e spirito. Beh, quante volte fra l'anima nel nostro animo, nelle nostre membra, per quello che è ancora invece è un combattimento nello Spirito, che è la parte migliore che Dio ha dato all'uomo, c'è un combattimento in noi stessi. La guerra è proprio carnale. Quando c'è questa carne che vuole assolutamente emergere in tante maniere, è già è insito, è anche ragione del peccato, della trasgressione. E poi veramente, non porta, abbiamo visto, non solo porta morte, ma porta disgrazie di vario genere, cominciando, disgrazia economica, cosa costa? Innanzitutto le vite umane è la cosa più preziosa che si perde, ma cosa costa a ogni Stato, a ogni nazione, avere eserciti preparati, mandarli, e poi quando questi eserciti vengono impiegati, alla fine che cosa ne ricaviamo? Che si ricava? Miseria, aumento di tasse, soldi che si potrebbero impiegare, risorse economiche, notevoli e anzi sono risorse incredibili per quello che sono i bilanci delle varie nazioni, a volte vediamo anche piccole nazioni che hanno dei bilanci di, di questo genere che sono paurosi quando potrebbero essere usati per altri fini, per, per fare del bene, per far star bene la popolazione, le cose, quindi dobbiamo dire, dobbiamo soltanto dire che ogni tipo di guerra è soltanto diabolica nel senso appunto di quello che... è L'evidenza e io ripeto il nostro combattimento come cristiani, la nostra guerra è contro il male, contro la malvagità che viene dalle potenze infernali. E voglio lasciare l'ultimo spazio al pastore Michele Romeo e facendo una domanda molto breve però che richiede un certo ampliamento. Gli diamo circa sei minuti, quindi ne può parlare tranquillamente. E e questa è la domanda più ovvia, però la è una domanda che molti se la fanno, la dicono, ma poi non so fino a che punto ci credono. Siamo vicini alla fine dei tempi. Beh certo la domanda già fu oggetto di discussione quando Gesù profeticamente parlò ai suoi discepoli degli avvenimenti e dei segni che avrebbero caratterizzato gli ultimi tempi. E i discepoli confidenzialmente chiesero al Signore quando avverranno queste cose. E diciamo subito che non siamo qui e nessuno di noi ha intenzione di dare date. Ogni volta che anche organizzazioni religiose in campo mondiale hanno pubblicizzato, tra virgolette, fine del mondo con, dando date specifiche, hanno fatto sempre... Una brutta figura, un floppy, perché Gesù lo disse e ce lo ricorda ancora a noi: che soltanto Dio, nemmeno gli angeli del cielo, sono informati circa la fine dei tempi. Ma questo è soltanto qualcosa che ha a che fare con la superna volontà di Dio ma dobbiamo anche dire per quelli che magari sono scettici e non credenti eccetera eccetera che così come c'è stato un principio nella parola di Dio l'unico testo veramente che ci annuncia la verità di Dio dall'inizio alla fine è così come ci dice che nel principio Dio era il sovrano e il Signore, così Gesù ha detto io sono il primo e l'ultimo, per cui la parola fine e la fine quando avverrà sarà soltanto determinata dalla volontà di Dio, dalla sovranità di Dio. Ora, eh, nello stesso discorso profetico di Gesù parlando delle guerre, eccetera, eccetera, eh, c'è una parola che io voglio sottolineare ai nostri telespettatori, che Gesù disse che bisogna che queste cose avvengano e dunque sono dettate non certamente dalla volontà di Dio, ma dall'egoismo dell'uomo, dalla sete di potere, dalla prevaricazione dell'uno sull'altro, sempre le guerre, dalla prima guerra che troviamo nella Bibbia ai tempi di Adamo è perché persone escono per conquistare, per prevaricare i beni degli altri. Da questo principio purtroppo malefico, demoniaco, scaturisce sempre eh, la guerra, anche se qualche volta o tante volte ipocritamente, falsamente si ammanda la guerra o le armi come strumenti per la pace. Non c'è una bugia più veramente sfacciata del genere. E sappiamo come già diceva il pastore Remo che tutte le nazioni, anche quelle emergenti, quelle nuove, eh, investono milioni e milioni per armarsi, per far sì che eh, acquistino un potere di prevaricazione. E quando acquistano questo potere la prima cosa cominciano a minacciare quelli che hanno in odio, quelli che, che hanno in antipatia. Ma vorrei alla fine di questa trasmissione eh, restringere l'obiettivo non tanto su quello che sono le guerre universali, ma come già accennava il pastore Remo alla guerra personale, che non è fatta magari di armi, di bombe, di aerei, ma che purtroppo investe milioni di famiglie, milioni di individui. Gli uomini, e le donne non sono in pace con loro stessi, non sono in pace nella loro famiglia, anche i valori più elementari, quelli all'interno della relazione, mogli, mariti, padre e figlia, assistiamo purtroppo a una guerra di conflitti che aumenta giorno dopo giorno. Veramente la pace da milioni di persone è stata tolta a motivo dell'egoismo. Ma grazie a Dio, il principe della pace, Gesù Cristo, il Signore, anche stamattina... Oggi a secondo che va in onda la trasmissione, annuncia: Io vi do la mia pace. State tranquilli. E noi vogliamo non agitarci benché preoccuparci di tutte le guerre mondiali o i conflitti personali, vogliamo appropriarci dell'eredità che Gesù ci ha lasciato. Lui disse ai Suoi discepoli: Io vi lascio la mia pace. Per cui se sei un discepolo di Cristo, Cristo ti ha lasciato la pace. Se non lo sei, acquistetela. Cerca il Signore e preoccupati piuttosto di ricevere questa pace nel tuo cuore, nella tua famiglia, fra i tuoi e vedrai che anche in tempi di guerra e di conflitti rimarrai sereno, tranquillo, perché Cristo è la nostra pace e questo è il nostro augurio. C'è un cantico molto bello, antico, che dice sento pace profonda nel cuore. Eh, siamo proprio in contraddizione. Si parla di guerra, ma noi come cristiani vogliamo invece annunziare la pace. L'Evangelo è la buona notizia, è quella che ci porta a conoscere realmente il principe della pace, senza il quale la pace non ci sarà mai. Detto questo, cari telespettatori, la prossima... La trasmissione verterà su questa, sempre nella serie è la fine del mondo, ci sarà la questione del clima, anche questo aspetto molto importante. Vi aspettiamo, non mancate al nostro appuntamento, stessa emittente, stesso giorno, stessa ora. E passando ai saluti, ancora il pastore Paolo Malerba, Daniele Bachmann, Michele Romeo, Remo Cristallo, vi salutano con quel saluto meraviglioso. Signore vi benedica.